sono contento insomma della prestazione, veniamo da 21 giorni di allenamento, belli intensi, abbiamo retto molto bene il secondo tempo, li abbiamo un po' chiusi nella loro metà campo dove loro provavano a fare un po' di ripartenze. Questo è il commento dell'allenatore dell'Ovidiana Sulmona, Joachim Spina, dopo l'esordio ufficiale della sua squadra con l'1-1 al Pallozzi nel match contro la Sportland Celano, valido per l'andata del primo turno della Coppa Italia di promozione. Il tecnico dei biancorossi esprime inoltre soddisfazione per la rete del pari siglata dal difensore classe 2000 Giovanni Federico. Quando segnano i giovani, gli under, siamo felici. A parlare a fine partita è stato anche Federico, che non ha nascosto la sua gioia per la rete che, dopo il gol dei marsicani nel primo tempo con Mancini, ha regalato il pareggio a 6 minuti dal termine. Essendo uno dei più piccoli della squadra è una cosa che non ti aspetti e questo ti incita più a fare una buona stagione. Il gol è scaturito da un corner battuto da Edoardo Cucurullo, raccolto in area da Federico, autore di un destro vincente. È stata una cosa un po' improvvisata, perché era appena finita un'azione che avevamo fatto io e Cucurullo sulla fascia, poi lui è andato subito al cross, io mi sono trovato nella situazione ed è successo quello che è successo. Grazie a Giovanni Federico è stato messo il sigillo positivo alla prima gara ufficiale dell'Ovidiana Sulmona. È l'esordio per me, per la società che comunque è un gruppo nuovo di ragazzi, il presidente, anche per lui penso che sia una delle prime esperienze in categorie più alte, sia quindi per la società come per me, come anche per tanti ragazzi che abbiamo assemblato quest'anno di nuovo, insomma, quindi è un gruppo nuovo, c'è tanto da lavorare, ci dobbiamo dar dentro e continueremo a preparare per arrivare alla forma ottimale, diciamo, verso una metà di settembre, insomma, arrivare a star bene. Il tecnico Spina esprime fiducia sul gruppo ed attende il miglioramento delle condizioni di ognuno e del nuovo innesto Guglielmo Isotti, entrato in campo contro la Sportland Celano al 20° della ripresa al posto di Buono. Le qualità di Guglielmo le conosciamo, naturalmente è solo 2 giorni che è con noi, quindi aveva bisogno di giocare un pochino per trovare un po' di condizione, poi continueremo a lavorare con Guglielmo e anche con altri ragazzi che ancora sono arrivati un po' tardi nella preparazione, però sono contento di Guglielmo dell'arrivo, ma anche dei ragazzi che hanno iniziato nel primo tempo, sono molto contento. Joachim Spina è convinto che il gruppo dovrà essere alla base dei successi perché con il gioco di squadra sarà possibile togliersi soddisfazioni come il gol inaspettato di Giovanni Federico. Adesso appuntamento al prossimo gol? Speriamo. Speriamo nelle prossime partite di dare anche una mano anche a fare qualche gol, non solo a farli. Oggi sei stato goleador, però ovviamente il tuo impegno sarà quello di registrare bene la difesa insieme agli altri. Certo, e giocare con la squadra soprattutto.